Ciao a tutti, oggi sono qui per far partire una nuova serie che ovviamente uscirà su questo canale, che è la serie della Spray Art. Quindi spostiamoci direttamente sul piano da lavoro per evitare di prendere troppo freddo e vediamo come si procede per la spray art painting. Allora, ecco qui in pratica, questo qui è il tavolino delle magie. Scusate se sentite vento e casino, ma sono all'esterno perché non posso lavorare all'interno. Primo materiale principale, mascherina. Bombolette, allora, che sono smalti acrilici. Quindi dopo aver scelto i colori giusti e adatti siamo felici. Poi vi servono dei contenitori per poter realizzare i pianeti che in questo video andremo a vedere. Lo sapete già tutti, andiamo ad attaccare il foglio sul nostro tavolo. Iniziamo con l'agitare le bombolette. Allora, come prima cosa, per realizzare una texture, per andare ovviamente a fare i nostri pianeti, occorre spruzzare del bianco con la bomboletta molto vicina al foglio, in modo da avere un po' di colore, come state vedendo nelle immagini. Ora prendo un foglio di giornale. Lo vado ad accartocciare. Ecco qui. E poi ci vado sopra. E ci passo con le dita, così. Ed ho una texture. Qua faccio tampone. Tu vedi qualcosa? Ok. Ora questa carta qui la posso buttare. Bene, ora vado a mettere le forme sopra. Allora, tipo questa volevo mettere qui, questa più grande la metto qui, anzi no, così. Ok, ora per coprire il tutto, quindi per fare uno sfondo. Ho dato anche il nero, che adesso sta evaporando. Ora, se voglio fare le stelle, io nel mio caso prendo un pezzo di carta, metto un po' di bianco. Il bianco lo vado a dare qui. Tu stai registrando. Così do i punti di luce. Perfetto. Ora prendo la bomboletta bianca, punto in un punto. E vado a dare questo tocco qui, che mi va a fare delle stelle cadenti, diciamo. Quindi questo è l'effetto più semplice da ottenere con questi colori. Allora, ho poco tempo a disposizione, ma ne approfitto e vi faccio vedere tutti quelli che oggi ho fatto. Uno dei tanti che mi piace tantissimo, perché è bello veramente. Poi ho fatto anche questo qui, che è così. Poi questo, che bello anche lui, questo,
Questo qui in pratica è uno dei primi che ho fatto. Questo qua l'ho fatto senza le telecamere. Questo qui l'ho fatto così per i fatti miei. E non è che mi piaccia molto. Infatti quello lì lo terrò io. Questo qui lo devo dare. Questo lo devo regalare. Questo lo devo regalare. Questo lo devo regalare, che mi è uscito abbastanza bene e mi piace pure. Questo lo devo regalare. E poi infine uno che devo regalare ad un musicista, ovviamente, è questo qui con il pianoforte. Ed è stupendo, perlomeno a me piace tantissimo. Poi ovviamente non li regalerò mica così, ma li incornicerò. Infatti ho già messo il biadesivo dietro, solo che devo togliere la plastichina. E lo andrò ad attaccare, quindi ad incorniciare, diciamo, in questo foglio più grande. In un F3 mi pare, e lo metto così, lo metterò qua su, lo attaccherò e dopo lo consegno. Poi questo qui ho anche una cornice, quindi lo metterò già in cornice e gli altri no. Quindi spostiamoci di là. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, condividere e commentare. Mi potete trovare su YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Skype, Zellumstream. Non dimenticatevi Spreakers e il link del mio sito è in descrizione. Quindi ciao e alla prossima!